Cianciotta, in un recente articolo sul Foglio, ha spiegato, ovviamente semplifico, che il problema dei cervelli in fuga è riposto nel numero esorbitante di università e di lauree, nel fatto che noi italiani non vogliamo più lavorare in fabbrica, disdegniamo il lavoro manuale, pertanto cerchiamo sistemazioni più agiate, e dunque questo potrebbe favorire il clientelismo? Guardi, parto da un dato che secondo me è emblematico. Nel 2010 Assolombarda, che è l'associazione degli imprenditori della provincia di Milano, Monza e Brianza, ha fatto un'indagine chiedendo ai ragazzi che abbiamo ascoltato qualche minuto fa, dove volevano lavorare nel 2010. Beh, questi ragazzi rifiutavano la fabbrica, considerandola sporca, brutta e cattiva, un luogo da rifiutare, in un sistema dove invece ci sono due province come Bergamo e Brescia, che sono le province più occupate in Europa, e avrebbero preferito un lavoro nel call center. Che cosa ho scritto io? Che in questi 40 anni, come dire, il sentimento di anticultura, di industria, ha fatto sì che dismettessimo un patrimonio straordinario, quello per esempio degli istituti tecnici, che per tanti anni hanno rappresentato un sedime importante per il sistema professionale. Abbiamo creato un'anticultura, un disvalore nell'ambito professionale, per cui molti ragazzi sostanzialmente non capiscono più che anche lavorare in un sistema industriale, quello dell'industria 4.0, cambierà e sta cambiando le regole del gioco, e molti di quei ragazzi inevitabilmente dovranno essere imprenditori di se stessi. Quando io dicevo cambiamo narrazione, cambiamola tutti, perché dobbiamo dimostrare a questi ragazzi che non solo esiste un altro mondo, ma che loro sono i protagonisti del paese del futuro. Se